Ciao Elia! Ciao, ciao, signor Turrisi, buongiorno, come sta? Sì, Non so se quando dici quel signor Turrisi è un elemento di incontro o un elemento di scontro, ma andiamo avanti. Senti, no, è un oggi elemento per dire che oggi ho il dente particolarmente avvelenato, sia in senso fisico, perché è vero, ho dolore ai denti da 2 o 3 giorni, sia perché ho letto delle robe anche ieri sera che mi hanno fatto particolarmente irritare. Senti, credo che in parte siano le stesse cose che ho letto io. Però vorrei fare, prima di andare all'argomento, volevo dare delle chiavi di lettura, se tu sei d'accordo, perché poi se no non si capisce quello che sta facendo questo personaggio. Allora, la prima chiave di lettura che io vorrei così accennare, non dico approfondire perché ci vorrebbero fiumi di libri, ma la prima cosa che vorrei accennare con te è che quando si fa propaganda, manipolazione e disinformazione, queste tre cose messe insieme, c'è il fattore tempo, c'è il fattore quantità, c'è il fattore insieme. Cioè io non è che faccio manipolazione solo in questo momento, ma in tutta una serie di messaggi. Non faccio manipolazione nel scegliere una notizia piuttosto che un'altra, ma faccio manipolazione nel modo in cui la dico, oltre che averla selezionata. Non solo, faccio manipolazione se una cosa la dico adesso piuttosto che fra un'ora, piuttosto che fra un giorno. O se non la dico proprio, anche quello è manipolazione e propaganda. Perché? Perché quel discorso fa parte di una strategia molto più ampia. Allora qui bisogna capire qual è la strategia di fondo che poi, e parliamo anche dei mezzi di comunicazione sociale, si vuole portare avanti, in cui vengono scelti alcuni film, alcuni personaggi VIP, alcune frasi da dire, alcune canzoni, quando in fascia protetta piuttosto che alle 8:30. Quindi il discorso della manipolazione, disinformazione e propaganda va vista nel suo quadro d'insieme. Se non si capisce questo, non si comprende come si muovono alcuni personaggi. Vorrei che ti esprimessi su questo. Giuseppe, ma l'hai detto tu, su questo bisognerebbe avere molto più tempo, probabilmente bisognerebbe fare delle cose appuntate, no, argomento per argomento, perché ne hai affrontato tantissimo. Quando parliamo di manipolazione sono tantissimi i fattori che contribuiscono e che sono molto conosciuti. Uno di questi, che viene utilizzato nella nostra grande democrazia, è creare opposte fazioni e farli scontrare, ma anche farli discutere in eterno, con discussioni, con la cosiddetta partecipazione, col cosiddetto confronto. Attenzione, non sto negando l'importanza di queste cose, sto dicendo che come vengono svolte oggi sono assolutamente inutili. Una di queste manipolazioni è quanto sta avvenendo, a me dispiace dirlo, perché riconosco che ci sono probabilmente decine e decine e decine di migliaia di persone che sono in buona fede, ma non si sono resi conto che questa democrazia diretta è discutere di che nulla vogliamo portare avanti. Questo è il concetto. È una gabbia che, e ritorno al mio cavallo di battaglia, ma perché la vedo talmente chiara, se capisci di manipolazione, porca miseria, è evidente, che è quello di Grillo. Grillo ha fatto perdere tempo, energie a decine di migliaia di persone, di gente anche in gamba, di gente volenterosa che avrebbero dato volentieri un contributo veramente a uscire o quantomeno a tentare di uscire da questa situazione, e li ha bloccati là, li ha bloccati in discussioni interminabili e non si arriva da nessuna parte, perché quando si sta arrivando al nocciolo della questione, arrivano gli ordini dall'alto e bloccano tutto. Questo è un po' il concetto. Inoltre, Grillo è un noto voltafaccia. Mi denunci, è un voltafaccia.
Perché mi ricordo l'impegno, ad esempio, lui aveva portato sul palco anche prima delle lezioni il professor Altieri, gli OGM, eccetera, eccetera, tranne al momento opportuno lasciarlo solo, probabilmente non pagando nemmeno delle robe che doveva pagare. Questo è Grillo, l'aveva già fatto con Auriti, l'ha fatto con altri, capisci? Lui sfrutta alcuni personaggi, li sfrutta proprio, letteralmente, per accaparrarsi i consensi di chi magari intorno a questi personaggi, o gli argomenti che questi personaggi affrontano, quindi ti dicevo, crea consenso, poi prendere questo consenso, raccoglierlo da qualche parte, ingabbiarlo e là lanciarlo in interminabili discussioni. Ripeto, l'aveva fatto con Auriti, l'ha fatto con Altieri, mi assumo tutta la responsabilità, probabilmente lo farà con altri, perché adesso ha lanciato questa... Anzi no, ripercorro un attimo, appena c'è stato l'annuncio che Berlusconi aveva chiesto il ritiro dei ministri e che si sono ritirati, è uscita fuori la dichiarazione di Grillo dicendo subito le elezioni senza il PDL. Quest'uomo è un farabutto, perché se qualcuno ha tradito questa Italia è il PD, l'ex PC, come cavolo si chiamano loro, perché tantissimi nomi, ma la sostanza è sempre quella, sono dei traditori. Loro hanno svenduto praticamente tutte le sovranità. Non sto difendendo Berlusconi, ci mancherebbe altro. Però Berlusconi ci ha tentato in qualche caso. Ci ha tentato, ma appena tenta di fare qualcosa, o gli comprano qualche deputato, qualche senatore per fargli mancare la maggioranza, oppure gli scagliano contro la magistratura. Capisci? E questo paese non ha capito, ma con tanti problemi che abbiamo, sprecare tempo, energie, magistrati dietro una storia come quella di Rubi, c'è o non c'è, ma questo è un paese di troioni e di capisci? Ma in quegli ambienti lo si sa perfettamente, come nel mondo dello spettacolo, è uno schifo. E allora qua stiamo a fare i moralisti su una roba del genere. Siamo fuori completamente. Quindi la magistratura viene usata con questi scopi, per abbattere o per mettere in difficoltà un avversario politico e anche i giornalisti. Qua ricordiamo che ci sono queste sirenette del sistema che hanno fatto la loro fortuna. Questi farabutti, perché sono da Travaglio, Santoro, Flores, tutta sta gente qua. Ma possibile che gli italiani non capiscono questo? Possibile che i grillini non lo capiscono? Non lo capiscono. Qua il vero problema grosso di questo paese, a parte che Berlusconi ha le sue responsabilità, però è questo PD attuale, completamente venduto al potere bancario internazionale, questa allora, è la realtà. Ma possibile che non si capisca? Ma possibile che non si capisca? Come al solito evito di interromperti, anche se lo farei 30 volte, perché mi inneschi tante di quelle idee pazzesche. Io insisto sulle chiavi di lettura, perché probabilmente, e l'abbiamo detto mille volte, noi di Accademia tentiamo, non dico che ci riusciamo, tentiamo di puntare alla formazione del pensiero, piuttosto che dirvi Berlusconi è bravo, Berlusconi è cattivo, Bersani è bravo, Bersani è cattivo, Grillo è bravo, Grillo è cattivo, credetemi e basta. Noi non puntiamo a questo, puntiamo a che vi formiate un pensiero, vi formate quella macchina che produce pensiero piuttosto che quella macchina che beve pensiero altrui. Allora, fatta questa premessa, noi perché ci accaniamo tra virgolette con Grillo? Perché è lui che si è proposto come qualcosa di nuovo e come speranza, è lui che è stato il catalizzatore andando a togliere voti anche ad altre realtà sovraniste in questo paese, come mi dicevi tu, è lui che si sta proponendo come nuovo, ma si sta proponendo come nuovo con una manipolazione micidiale, perché tu mi stai attaccando tutta l'area, fatemi passare il termine, di destra, ma ribadiamo che qui non c'è più destra, non c'è più sinistra, non c'è più niente, siamo in emergenza assoluta, ci sono cittadini nella merda, questa è la realtà, però fatemi passare il termine, ti stai accanendo col 30% di destra, quando tu con un linguaggio raffinato e con dei metodi rivisitati ti stai proponendo come persona di sinistra. Stai facendo tutte delle azioni tipiche da manipolatore, quelle che faceva il PD, che parlava di sociale nelle piazze, parlava di sociale nelle sezioni, mentre andava a fare
mentre andava a prendere ordini a Wall Street, cosa che è successa non pochi giorni fa con Letta. Allora, io non capisco questo accanimento contro Berlusconi, che almeno ci ha provato a fare la legge 262. Ci ha provato a fare la legge 262. Subito e prontamente annullata da Schioppa, Prodi, Napoletano, modificando l'articolo 3 dello statuto del Banca Italia. Questo i grillini lo devono sapere. Allora, tornando a una manipolazione macroscopica, se i grillini non conoscono il contenuto di certi protocolli, non capiscono che c'è una strategia a monte, perché se perdono tempo prezioso per discutere leggi antirevisioniste, leggi omofobe, per creare fazioni, perché facendo queste cose tu stai creando revisionisti contro antirevisionisti, non stai facendo processo di sintesi, stai facendo processo di divisione, cosa che vuole il sistema. Tu quando dici o con me o contro di me, stai facendo quello che vuole il sistema. Tu stai proprio, se, per dirla tutta, se non vuoi fare qualcosa, parlane con più gente possibile. Ecco, tu stai facendo questo. Allora qui uno si chieda, ma come mai proponi un Emma Bonino, per tornare al discorso di Altieri, che sai che è una sponsor degli OGM, poi mi chiami Altieri 3 volte e non gli paghi manco il rimborso spese, e ha bisogno disperato di fondi per fare le sue cause, mentre fai fare tutto uno scenario di manipolazione e propaganda ai tuoi senatori, ai tuoi deputati che riconsegnano l'assegno, dalla ad Altieri, cazzo! Quella pura propaganda tipica della sinistra. Ti stai comportando come la peggiore specie di quelli di sinistra. Quelli di destra li sappiamo come sono, neanche ci voglio discutere. Ma sei tu e quelli di sinistra che vi proponete come sociali. È chiaro che non posso che non attaccarvi. Fretta. Inoltre, mi aggancio proprio a quello che dicevi, no? La Bonino, tutti questi nomi del cavolo, questi per anni hanno servito il sistema. Quando sentiamo fare questi no, e anche Rodotà, ha sfracassato i Maroni pure Rodotà, adesso mi pare che sia tra i promotori di una manifestazione o comunque di un'iniziativa a favore della Costituzione, hanno sfracassato i Maroni, questa è gente che è andata a braccetto col sistema, ci ha costruito la sua fortuna, siamo stanchi di questi nomi. Siamo stanchi di questi no, dalla Bonino a Rodotà, a quest'altri personaggi, basta. Noi vogliamo vedere, adesso Grillo ha promesso, una decina di persone all'interno delle liste, mi pare di aver capito, di aver letto, una decina di persone veramente capaci. Quindi è l'ammissione che quelli che ha portato prima in Parlamento non sono capaci. È un'ammissione, mi pare, perché dicendo che adesso è disposto a portare una decina di nomi importanti, attenzione Giuseppe, ma io non voglio sentire questi nomi di personaggi che comunque sono in qualche modo complici o quantomeno omertosi nei confronti di questo sistema. Io vorrei vedere tra questi 10 nomi, per esempio, un nome a caso, il professor Pantano, Cianciarelli, capisci? Amoroso. Qualcuno di questi Galloni. Personaggi, gli eredi. Aspetta, esatto, Galloni, ma adesso lo dicevo, Galloni, vorrei vedere qualche keynesiano puro, tipo Galloni, vorrei vedere un erede vero di Auriti, finalmente là, ma mi piacerebbe sinceramente, lo dico con tutta la schiettezza di questo mondo, a me piacerebbe anche vedere Nando Rossi, per esempio, o un uomo che rinunciò ad essere là in Parlamento, che gli scagliarono contro praticamente l'intera Italia per aver fatto mancare, per non aver votato Prodi, si incatenò in Parlamento, quest'uomo ci sta dedicando praticamente la sua vita a questo, va in giro per l'Italia a parlare con la gente. Grillo, perché non dà voce a queste persone? Questi sono uomini su cui noi ci potremmo contare, perché hanno dimostrato nei fatti quanto amano questo paese, questa nazione. Capisci? Ma anche Altieri stesso, più altre persone che si battono contro la geoingegneria. Caro Grillo, ma perché? Perché non porta queste persone?
allora sì che gli crederemo e gli daremo anche il sostegno, ma se non porta questo tipo di persone, se lo scorda, io sarò contro Grillo, perché dimostra ancora una volta di essere un voltafaccia, di parlare ma da essere solo un chiacchierone basta. Ed evidentemente la mia idea, la mia convinzione ormai nei fatti dimostrata, che semplicemente è un raccoglitore di consenso, porta questo consenso ottenuto all'interno di un recinto, la litigate tra voi, ma non si esce e non si va da nessuna parte. Ecco. Questa è la realtà. Quindi lo ripeto, Giuseppe, così poi non parlo più. Se Grillo vuole veramente dare un senso, un segno di cambiamento, e vuole essere appoggiato, e io sono il primo ad appoggiarlo, allora porti in Parlamento gente come Pantano, Cianciarelli, Galloni, ma oserei dire di più. Amoroso. Ma io vorrei vedere in Parlamento anche Orazio, grandissimo personaggio, col suo caratterino li metterebbe in riga, perché lui è determinato, capisci? È una persona che ha scritto un sacco di robe, è un mezzo genio. Poi, appunto, Nando Rossi, Altieri, Matò, direi pure Paolo Ferraro, tanto per dire dei nomi. Capisci? Senza questi personaggi qua, Grillo sarà l'ennesimo buffone. Allora, ascolta, porto due testi, no, non voglio fare il Giorgio Vidale della situazione, però porto due testi che tra l'altro sono di autori, perché sennò uno potrebbe essere tacciato, no? Noam Chomsky, Democrazia agli ostacoli. Ah, Chomsky. Cioè, voglio dire, non è che sono autori, dici no, sono autori da quell'altra parte. Sergio Romano, credo che insomma lo conoscono tutti, no? No, però guarda. Morire di democrazia. Allora, non è che... Aggiungerei anche solo allora... morire di democrazia diretta, perché la democrazia diretta è un'evoluzione diabolica della democrazia. Ecco. Diabolica! Non lo capiscono! Allora, non c'è peggio di dare alle pecore l'illusione di essere leone, capito? Questo è uno dei peggiori mali. Allora, la democrazia si pratica, non si predica. Tu alla gente devi dargli il diritto, li devi far parlare, va bene, ma gli devi dare i diritti, non l'illusione di poter decidere cose di cui non ha lauree, e qui entriamo sul discorso delle lauree, no? Dice, allora se hai una laurea in chimica puoi parlare di chimica, se hai una laurea di medicina puoi parlare di medicina, e io poi però dovrei far passare un referendum a gente che viene manipolata, ma io vorrei uscire un attimino e tornare al discorso che dicevi tu, cioè qui c'era da andare a Berlino. Grillo dice salite sul mio treno, però anziché di andare, di puntare dritto a Berlino, sta andando a Madrid per perdere tempo e sta facendo perdere tempo all'Italia. Allora io penso che la sua strategia non era quella di risolvere le cose, oltre al fatto degli argomenti che sta trattando, ma la sua strategia era un'altra. Era quella di fare come hai detto tu, di serbatoio alla rabbia, era quella di distrarre il popolo con argomentini benché giusti, ma di superficie. Era ma quello secondari, di... marginali, secondari. Certo. No, benché giusti, per carità, perché ci va una riforma dell'amministrazione, ci va un senso del risparmio, ci va un senso della responsabilità dei costi, questo è tutto a posto, ma io c'ho un cancro e tu stai curando la ferita con il taglietto sul braccio, allora perché non prendi di punta certi argomenti? Allora io credo che ci sia una strategia con la faccia di democrazia diretta, perché non è possibile che 150... Ormai quant'è che c'è il governo? 6 mesi? 7 mesi? Quant'è? Non tanto io sono appassionato a questo. Sinceramente non lo so. Va bene. Non li ho contati perché non... Comunque credo sia un tempo sufficiente affinché abbia potuto trasmettere ai suoi deputati e ai suoi senatori qual era il quadro della situazione. Se tu non comprendi che qui c'è un quadro generale, no? C'è un quadro generale a cui fare riferimento e che bisogna contrastare, ma ti limiti ancora agli argomentini di facciata,
vuol dire che stai facendo perdere tempo a una nazione intera, utilizzando manipolazione e propaganda. A tal proposito, manipolazione delle masse. Prima, la manipolazione delle masse. Vabbè, ma sono argomenti che bisognerebbe... E poi dovrebbe conoscere di più da parte della gente. Manuale di disinformazione. Manuale di disinformazione. Bruno Pavarotti. Si è attrezzato stamattina. Sì, no, perché si è attrezzato stamattina. No, perché poi vedi, io più che dire Grillo è cattivo, Grillo non ha capito un cazzo, eccetera, eccetera. Invece no. Qui, almeno da parte mia, voglio far, ma credo anche da parte tua, voglio far passare il messaggio che Grillo ha capito tutto. Ha capito alla perfezione. E sta facendo quello che forse qualcuno gli ha detto di fare. Ma io toglierei anche il force, perché ormai a questo punto il force è da togliere, ma voglio dire, sono passati mesi e mesi, ogni tanto io vado su questo canale della cosa e mi ritrovo il deputato o quell'altro là con le note spese, mi sembro degli accattoni, le spese, ma avete rotto le balle. Non abbiamo, ancora una volta, non abbiamo bisogno di queste elemosine, abbiamo bisogno di tutelare e che qualcuno difenda i nostri diritti, lo vogliono capire o meno? Non vogliamo l'elemosina e non mi facciano ancora incazzare con queste note noticine, abbiamo risparmiato, abbiamo fatto, perché è ridicolo, siamo al ridicolo. Questo è un paese che paga più di 100 miliardi all'anno di interessi su un debito truffa, pasullo, perché non parlano di quello? Non abbiamo bisogno di elemosine. Sanno sti grillini deputati che cosa ci faremmo solo con 100 miliardi all'anno? Cosa farebbe questo paese con 100 miliardi all'anno? Ma soprattutto che stiamo svendendo ancora di più un patrimonio dello Stato. Lo stiamo letteralmente svendendo. Tra poco non avremo più niente. Saremo uno Stato del terzo mondo che non ha nessun patrimonio. Un patrimonio di know-how, mica solo a livello finanziario. Capì? Strategico. E questi mi parlano di note spese, ma io gli darei calci nel culo. Svegliatevi, Dio santo, non è ammissibile, non è ammissibile che si debba rappresentare in Parlamento gli interessi degli italiani e tu mi parli di ste note spese, ma sei un accattone, non sei un deputato, non meriti di stare là, perché sei un ignorante, sei una scimmia non può stare in Parlamento, ci stanno da altre parti. Giuseppe, ce la diciamo qua, l'unica possibilità che abbiamo, lo so che tanta gente non la capirà, ma non importa, l'unica possibilità che abbiamo per uscire da questa situazione sarebbe che Grillo e Berlusconi si mettano insieme per portare avanti almeno la legge 262 del 2005, andare veramente in Europa a rivedere tutti questi trattati da Maastricht in poi, Maastricht, Lisbona, Versen, tutte queste robe qua. Mess, invece Grillo che fa con l'unico interlocutore col quale si potrebbe fare qualcosa, lui che cosa fa? Si scaglia proprio questo interlocutore e dice subito le elezioni senza il PDL, non senza il PD, che sarebbe molto più comprensibile, ma senza il PDL, siccome Grillo è una persona informata, non è un cretino, allora perché fa questa dichiarazione? Perché fa questa dichiarazione? Il nemico più grosso di questo paese è il PD. Non sto dicendo che Berlusconi sia il toccasana, ma se devo decidere in base a dati di fatto, in base a decisioni prese, in base a provvedimenti adottati, allora non c'è paragone. Questi del PD sono di 100.000 volte peggio, perché sono totalmente asserviti, capisci? E quando sento le dichiarazioni di Vendola, ma insomma li vogliamo capire chi sono questi personaggi, e all'interno del Movimento 5 Stelle c'è chi guarda con simpatia, grossa simpatia, al PD e a Vendola, ma allora non avete capito niente. E poi noi non ci dovremmo incazzare. Grillo gli è tornata la memoria, nella dichiarazione di ieri dice, allora, andare in Europa e ridiscutere i trattati sull'euro, adesso si ricorda, e poi inserire 10 personaggi all'interno delle liste adesso. No, vedi, scusa, ma insomma, capisce... quest'uomo pensa veramente di pigliare per il culo Vita Natural Durante? Basta Grillo, hai rotto i coglioni, si può dire, qua siamo alla disperazione, questo è un paese di disperati ormai.
Finché... giovani che sono allo sbando, aziende che chiudono, gente che si suicida, anziani che con una pensione del cavolo, cioè, ma se vai a vedere nei mercati quello che accade, Giuseppe, nei mercati delle grandi città, ma basterebbe questo per dire in che situazione siamo. No, ma io e dico... questi ci aumentano l'IVA, che significa sottrarre ancora più soldi alla massa monetaria che c'è. E quest'uomo adesso si ricorda, che cavolo. Sottrai liquidità alla massa monetaria circolante, fai contrarre ancora di più il mercato, certo. E proprio voi, certo, che siete contro il nero, aumenterà parte del nero, ma è inevitabile. Cioè, ma io so che... Vai. So che tanti grillini hanno visto anche l'intervista a Ioppolo. Ioppolo ha spiegato benissimo il moltiplicatore keynesiano. Cazzo, ma se lo son messo in testa. No. Sacrifici fatti dalla massa si trasformano in recessione con effetti moltiplicativi. Questo lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire? Porca di una miseria. Per cui quei 100 miliardi già non dati di interessi sarebbero... Sai quanti diventano? Perché innescano un meccanismo di crescita. Ma vedi, e invece proprio... questi dobbiamo parlare delle puttanate, devo parlare delle note spese, dell'omofobia, di ma queste vedi, stronzate scusami, qua. Scusami, vedi, qui è il discorso storico, che i grillini hanno la presunzione di no, grillini e qualcuno che segue i grillini, di non capire che se non conosci certi parametri storici rischi di pigliare trambate. Cioè tu stai con la legge di revisione storica, cioè da un lato Grillo dice dobbiamo rivedere i trattati, ma i trattati sono figli di quell'anti-revisione storica, se qualcuno lo capisse, è chiaro che per spiegarlo ci vogliono 3 ore di lezione di storia, per capire che quei trattati sono figli di quella revisione storica che qualcuno vuole contrastare proprio tra i grillini. Allora vedete che voi grillini viaggiate all'interno di un quadro che vi è stato dato, e guai se uscite da quel quadratino che vi è stato imposto. Perché se Giuseppe, c'è di più. Se ogni deputato si prendesse, voglio dire, ci sono una marea di associazioni in Italia che stanno facendo il culo come antiusura, come informazione per anti gli OGM, già l'abbiamo detto, come informazione sul biologico, ma quelle vere biologico, non quelle finanziate sempre dal sistema. Il biologico è una truffa, Giuseppe, il biologico, certo, è una truffa, come si fa a parlare di biologico? Aspetta. Come si fa a parlare di biologico? Allora, ma qua siamo veramente all'assurdo, ne hanno fatto un business della Madonna. Allora, se volete veramente fare qualche cosa, cominciate a finanziare una televisione privata che parli di queste cose. Cominciate a finanziare tutte le associazioni anti-usura. Mi viene in mente quella di Orsini, mi viene in mente la nuova difesa tutela del cittadino della Sicilia. Mi viene in mente Anti-Equitalia Sarda. Mi viene in mente quella di Guandia a Padova, che magari non riesce a servire tutti clienti e quindi ti serve male per mancanza di fondi e di avvocati preparati e di altri tecnici che sappiano calcolare l'anatocismo, perché se è solo uno verrà massacrato e non ce la fa a rispondere a tutti. Allora, prendete sì, ci sono anche queste carenze in questa nazione nostra, eh? Certo, prendete, cioè proprio adottate il professor Altieri, solo così si può vedere se veramente volete un'altra Italia, perché se no non siete credibili. Inoltre, guarda, in questo periodo è proprio una concentrazione, no? Perché mi arrivano le mail, l'ha deciso lui, io no, ho il suo staff o chi gli cura sta roba, ma arrivano le mail di sto Messora, BioBlu. Oh, Berlusconi. Allora, sta gente qua, ma come fa ad essere in buona fede? Capisci? Con tanti argomenti da affrontare, qua andiamo sempre su Berlusconi, la condanna o non la condanna. Come se questo fosse veramente il segnale, che un sintomo di giustizia in sto paese. È il sintomo della schifezza in cui siamo arrivati, che la magistratura è usata per fini politici. Inoltre, non è un caso che Messora va su questo e poi ogni tanto ci mette
lo infiocchetta con qualche frase tipo fascista, non fascista, nazista, non nazista. Sai, la manipolazione funziona così. Ti do un po' di informazione e poi ci metto là una cosa che do per certa. Un dato storico, un'altra convinzione del cavolo che metto là. Quindi non c'è buona fede. Scusa, perché questa gente non è stupida, capisci? Messora non è uno stupido. Diamo qualche altro elemento. Comunicazione e media e libro nero della pubblicità. No, hai citato una cosa, la voglio spiegare. Qual è un'altra tecnica di manipolazione? Mi stanno arrivando anche a me 3-4 email, mi dicono, io non vedo la televisione, oh, Mistero ha parlato di signoraggio, Mistero ha parlato di moneta debito, Mistero ha parlato di questo e quell'altro. Allora, lo hai appena detto tu, se io infilo una notizia vera dentro quattro false, quella vera diventa falsa di fatto, perché è stata infilata in un contesto di falsità. Allo stesso modo, se una persona, un VIP, una persona autoritaria, un Obama, un Pierangela, un Santoro, che gode di un'autorità della comunicazione, ti infila una notizia immeritata, falsa, te la fa passare come vera e tu ci credi. Allora, questa è manipolazione. Ma ripeto, Giuseppe, noi ci possiamo mettere d'accordo, facciamo qualche puntatina sulla manipolazione, la ordiniamo in un certo modo, almeno nei suoi elementi essenziali, perché il tema è veramente importante. Per non parlare della manipolazione linguistica, perché poi su quella naturalmente puoi spaziare, però ripeto, qua siamo veramente in una situazione disperata. Perché se quest'uomo riesce, Grillo è pericoloso, in questa fase è pericoloso, lo è stato prima, lo può essere ancora di più, perché lui raccoglie il consenso e lo ingabbia, può essere pericoloso, e lo dico a ragion veduta. Allora, se Grillo vuole veramente fare qualcosa per questa nazione, allora tra quei 10 nomi comincia a mettere qualche nome di chi ha dimostrato nei fatti, di chi si sta battendo personalmente, di chi alza il culo e va a fare conferenze anche a 15 persone, capisci? Questi sono gli uomini che meritano, e non sti tromboni strapagati servi di un sistema da decine e decine di anni. Questi tromboni strapagati li vorrei vedere davanti a un pubblico che gli fa domande veramente, veramente scomode, cosa rispondono. No, vanno sempre in ambienti protetti o dove la gente è impreparata. Capisci? Io vorrei chiudere. Ho visto qua in qualche video persone. Scusa, a qualcuno, tipo il direttore di cos'era del Messaggero di una volta, mi pare, in Trentino Alto Adige, qualcuno gli ha fatto la domanda e questo non ha saputo rispondere. Non ha saputo rispondere, era là in difficoltà. Questi sono bravi questi personaggi che porta Grillo, solo in ambienti protetti. Allora, perché non dà spazio ad alcune delle persone che noi abbiamo, che io ho citato, anzi, invece di sti tromboni? Io voglio provocarti su questo ultimo argomento, poi se tu hai altro da dire ci mancherebbe. Io sono un esperto della sicurezza, o quantomeno studio per essere esperto della sicurezza, perché dico questo? Perché uno, una volta che prende il titolo di RSPP, lo è già. Ma sicurezza in qualche cosa è movimento, e quindi ci devi studiare sempre per essere sempre esperto. Quindi sono uno che mi occupa di sicurezza. Nella sicurezza c'è una fase che si chiama emergenza. Quando si è in emergenza si applicano protocolli. Non so se mi spiego. Quando sei in fase di prevenzione ti siedi attorno a un tavolo e applichi la democrazia, che non è democrazia ma è un'altra cosa, si chiama consultazione, si chiama check-up, si chiamano checklist, si valutano le varie proposte, si fa studio statistico dei dati, si fa studio storico dei dati, si analizza, si valuta e si sceglie una volta che si fa la sintesi. Quando si è in emergenza, si applicano protocolli.
Allora, o Grillo capisce che siamo in emergenza, o se no non se ne esce. Allora, cosa significa? Significa che in emergenza, se c'è uno che è stato in un incidente, che ha fatto un incidente per strada, o così voglio rendere più chiaro possibile il concetto che ho detto, se c'è un incidente per strada, non è che il gruppo che sta attorno... Allora, mettiamo ai voti, chi va a chiamare la polizia? Tutti si alzano la mano, la chiamo io. L'altro poi, mettiamo ai voti, chi è che va a prendere la coperta? Oh, aspetta, no, io non ci posso andare. No, ma non la coperta, voglio quell'altra cosa. Non si può applicare la democrazia, tantomeno la democrazia diretta, quando c'è un'emergenza. Si applicano protocolli. I protocolli o li sai o non li sai. E se non li sai rischi di fare più danni. Allora. Aspetta. E se non li sai i protocolli rischi di fare più danno. Ancora peggio se applichi la democrazia quando c'è un'emergenza. Allora, lo vogliamo capire che l'Italia ha fatto un bell'incidente con l'euro e siamo in emergenza? E tu oggi te ne esci, tu che parli di democrazia diretta, o quelli del PD e del PDL votano me o me ne vado? Fai pure il codardo, mo abbandoni? Allora, per dirla in maniera a modo mio, no? Io uso mi piace usare il linguaggio molto. In prevenzione il fatto non è accaduto. Ci sono probabilità che accade, quindi in attesa che accade e si valutano anche la quantità di rischi, eccetera, eccetera, si pianifica che cosa fare, eccetera, eccetera. Quindi per ridurre o per evitarlo, per ridurre i danni nel momento in cui accade. Quando è in emergenza è già successo. È già quel fatto che non ci si augura, è già successo e devo rimediare. Non possiamo stare mesi in make up a discutere di che cosa. Siamo già in emergenza, è già successo, rimbocchiamoci le maniche, azioni concrete, le diagnosi erano già state fatte, si sa già cosa fare. Non abbiamo bisogno di discussioni, che ancora discutiamo del signoraggio, della sovranità, ma stiamo scherzando. Dell'euro, come quel deputato dell'euro. Che diceva stiamo studiando il signoraggio, capito? Qua, ancora dobbiamo studiare, no. E stiamo studiando il signoraggio. Ancora, no, scusa, poi ti ridò subito la parola. Ancora dobbiamo discutere se l'euro è una moneta per l'Italia o meno e che è solo per i tedeschi? Ancora dobbiamo discutere questo? Ma guarda, l'ha detto addirittura uno degli artefici. L'ha detto Amato, abbiamo sbagliato, non poteva funzionare e questi stanno ancora a discutere. Ma io pensavo che uno queste cose se le studia prima di entrare in Parlamento. Persone sta preparate, stra qua, stra là, spacchiamo tutto, facciamo e poi ci rendiamo conto che questi adesso stanno a discutere di roba che sono decenni che se ne discute. Decenni. Lì apriremo come una scatoletta di tonno. Vabbè. Mi pare che no, è così, quindi Grillo o prende una certa direzione, altrimenti è pericoloso perché va ad ingabbiare delle forze che sono sane, che vorrebbero veramente un cambiamento e che probabilmente sarebbero da un'altra parte, se non ci fosse lui, a dare un contributo veramente concreto. Quindi Grillo che cosa sta facendo? Sta facendo il carceriere delle forze più sane dell'Italia, quello sta facendo Grillo, si appropria delle forze sane, le richiude da qualche parte e là li fa discutere. Quindi è pericolosissimo in questa fase. L'unico col quale si dovrebbe alleare, anzi, proprio dirlo chiaramente, lanciare dei messaggi a Berlusconi. Berlusconi, ci mettiamo insieme, no. Visto che tu, scusa, del 2005, cioè, è chiaro, no, Giuseppe? Sapendo perfettamente che uno dei protocolli famosi dice: se vuoi far perdere tempo alle persone, mettili lì a discutere con fazioni tra di loro. Esatto. Esatto. E noi abbiamo avuto un piccolo accenno anche al congresso auritiano. Fortunatamente poi nel pomeriggio la cosa è, almeno in grossa parte, rientrata e grazie a Dio adesso magari si iniziano a fare delle azioni concrete. Ma questo è il rischio. Ogni fesso vuol dire la sua. E la democrazia è questa, è così, anche senza studiare, senza prepararsi, senza capire niente, no. Io dico la mia e devo dire la mia, e tu mi devi ascoltare, devi perdere tempo nell'ascoltare le puttanate. Questa dinamica io l'ho spiegata tante volte, purtroppo
con il diritto di parola a tutti, che per carità è sacrosanto, rischi di rallentare quelli più capaci e quelli più preparati, perché devono spiegare, rispiegare, rispiegare, rispiegare 2000 volte quelli meno preparati. Ecco perché poi, ma questo purtroppo è nella democrazia, è un limite insito, intrinseco nella democrazia. O lo si capisce o non lo si capisce. Grillo stesso, credo, giusto per spezzare uno stuzzicadenti, perché l'ancia non ne spezzo più a favore di Grillo, rompo solo uno stuzzicadente a favore di Grillo. Grillo forse con la democrazia diretta ci è cascato pure lui, ingenuamente. Ma passami il termine ingenuamente. Lo sapevo che... Ah, Giuseppe, ma basta leggere o vedere che cosa dice Casaleggio per capire, dai. No, vabbè, sapevano perfettamente che è un trappolone, Che loro blindano, voglio dire, io ti vizio la domanda, io te la blindo la domanda, addirittura ti faccio la domanda chiusa, poi vi dico a voi, votate sì o no, ecco la democrazia diretta. Cioè, questo è il peggior modo, no, di eseguire la democrazia diretta. Poi c'è il solito cretino che ci scrive, ma voi vi siete mai iscritti a un meetup? Avete mai partecipato a una riunione? Allora perché dite queste cose? Perché poi quello che, se un meetup fa uscire questo tipo di comunicazione, se questo movimento fa uscire questo tipo di comunicazione, questo tipo di effetto, allora è tempo perso andare al meetup, no? Voglio dire, cioè è talmente banale la cosa. Allora, ti cito esattamente le parole che mi ha detto una persona che ha avuto diversi incontri anche a un certo livello con questi grillini. Ha detto, tu vai là, sembra che abbiano capito, che chissà cosa si vuole fare, poi arriva un ordine dall'alto e blocca tutto. Ora, questa persona è una persona estremamente seria. Non è solito attaccare, non è solito assolutamente, cioè non fa come faccio io. Però si è reso conto di quello che accade, cioè discutete, ma nulla si deve muovere. Perché appena qualcuno della base o qualche gruppetto vuole portare avanti qualche iniziativa, arriva l'ordine dall'alto e blocca tutto. Ma lo ripeto ancora, non per, non me ne frega niente di me, ma se questi bloccano una conferenza a Modena, che ritirando il simbolo su un argomento fondamentale, ma cosa dobbiamo capire di più? E addirittura parlano di citare l'organizzatore per uso improprio del simbolo. Quando arriviamo a questo, cioè, ma di che cavolo dobbiamo più discutere? Ma ripeto, se Grillo presenterà all'interno delle sue liste questi personaggi che prima dicevo, e altri ancora, perché noi gli possiamo fornire una quantità enorme di nominativi validi, allora forse io sono disposto ad appoggiare Grillo, ma solo in questo caso, e solo se fa riferimento alla legge 262, o comunque ne tira fuori qualcun'altra, e solo se comincia veramente a diffondere quelle che sono le vere informazioni, altrimenti, caro Grillo, hai rotto. E mi auguro che gli italiani lo capiscano, e nel frattempo ci si unisce tra associazioni, movimenti, eccetera, eccetera, e magari si vede in che modo contrastare questi venduti a tanti livelli che ci hanno governato per decenni e decenni, portandoci in questo stato, cioè condizione, in questa condizione, intendo per stato. Sempre per... aprire un po' gli occhi ai grillini e ai deputati grillini, per quell'uno o due che forse ci seguono, pur rimanendo nell'euro, che è la più grande disgrazia per l'Italia, ma anche per molti altri stati dell'Europa, forse ad eccezione della Germania, si potevano fare tante cose in un progetto di transizione. Esatto. Perché non sono state fatte? Per esempio, si poteva fare una proposta del blocco del Forex,
si poteva fare una proposta delle banche comunali, che tu e Ioppolo ne sapete qualche cosa, si poteva fare il progetto di ristatalizzare al 100% la cassa da depositi e prestiti e fargli fare il suo lavoro, non il lavoro di banca finanziaria e commerciale e speculativa, tornare a fare quello per cui era stata fatta. Ecco perché bisogna conoscere la storia. Che per che cosa era stata fatta la cassa depositi e prestiti? Allora, qual era la natura? No, perché c'è sempre il cretino di turno, a noi la storia non ci serve, gestiamo il presente. Se tu sai perché cos'era stata fatta la cassa depositi e prestiti, mi fai fare quello per cui era stata fatta. Si potrebbe lavorare sul costo del denaro, sul costo del denaro. Perché non si... Guarda, Giuseppe, aspetta, sul costo del denaro. L'altro giorno siamo stati, il 24, alla manifestazione, in parte inutile, ma in parte è giusto che ci siano, di tutte le associazioni anti-Equitalia e anti-banche, anti-usuraie. Non c'è un avvocato, uno di quelli che conosco io, da Di Napoli a Marra, da Orsini ad altri, non ce n'è, da Cerchiare ad altri, non ce n'è uno che non ti dice questa frase. Il 90% dei conti bancari è falsato, c'è anatocismo. Ma un magistrato... Ah, dimenticavo, grande avvocato Cerchiare, un personaggio che purtroppo non è conosciuto. Aspetta, ma un magistrato normale che ha letto due volte la Costituzione, che sente dire a 6-7 avvocati che il 90% dei conti bancari è viziato e c'è anatocismo, non dovrebbe partire d'ufficio a fare certe cose? Non dovrebbe partire d'ufficio a fare certe cose? Allora perché il Movimento 5 Stelle sul costo del denaro, sul sistema bancario, senza uscire dall'euro, visto che Grillo ha paura di parlare dell'euro, lo vuole mettere al referendum? Perché a un certo punto non fa una legge e gli dice: tu istituto bancario, ti controllo a campione 10 conti in tutta Italia, se ne trovo più di 5, più del 50% con vizio anatocistico, io ti tolgo la licenza. Perché non fare una legge così? Allora, voglio dire, i grillini dove sono sul sistema bancario, sul costo del denaro, Io insisterò su queste cose fino alla noia. O lo capisci che l'Italia è ferma perché c'è il costo del denaro troppo alto e che c'è rarefazione monetaria, speculazione, o se no c'è qualcosa che non torna nel Movimento 5 Stelle. Allora, quello che dicevi prima di arrivare alla sovranità ci possono essere degli stadi intermedi, di avvicinamento, no? Ci può essere un ritorno alla sovranità parziale. Aspetta, tutto questo era stato discusso in un'intervista che avevo fatto a Galloni e Ioppoli insieme. Il titolo è Europa dei popoli o della finanza? Là si trova su Accademia. Sono delle proposte estremamente concrete come via di avvicinamento alla sovranità. Poi, altra roba, quando dico che Grillo la deve smettere di pigliare per il culo, nel senso che dobbiamo far guadagnare meno a deputati e senatori, così creiamo un fondo per andare a finanziare la microimpresa. Ma se tu, caro Grillo, anziché dare l'elemosina, non vogliamo l'elemosina, semplicemente avessi aiutato queste microimprese, e non solo le micro, anche le piccole imprese, contro Equitalia e contro l'usura bancaria, mettendo a disposizione o finanziando anche minimamente delle persone capaci, avresti fatto molto di più, perché sai quante aziende piccole, medie, sono saltate per usura bancaria e per Equitalia. Ce lo potrebbe dire anche la Bombicini, ma non c'è bisogno, perché io parlo con gli imprenditori. Quindi, capisci, se solo avesse aiutato le aziende piccole, medie, eccetera, eccetera, contro Equitalia e l'usura bancaria, facendogli fare dei conteggi semplicemente, dicendogli come ci si oppone e che cosa si può fare con Equitalia, avrebbe fatto molto di più, ma lui lo sa. Quindi, se invece tu decidi di pigliare l'altra strada, che è quella che
quella che ti porta più consenso, perché tocca il cuore, no? E tocca l'emotività delle persone. Ha fatto qualcosa che è molto simile alla partita del cuore del cazzo, che serve a dare visibilità a sti quattro cialtroni e basta. La dobbiamo smettere, gli italiani devono smettere di accettare elemosine, buonismi, abbiamo bisogno di diritti, pretendete i diritti, non le elemosine. Un essere umano non deve avere elemosine, deve avere dignità, e la dignità la si difende con dei diritti che ci sono pure, ma che la magistratura stranamente non fa rispettare, perché è asservita, lo possiamo dire. Questo non sto dicendo che tutti i magistrati, qualche magistrato coraggioso c'è, alcune volte viene rimosso, alcune volte viene trasferito, alcune volte viene accusato, eccetera. Però ormai queste cose le abbiamo capite. È chiaro, gli fanno il TSO. Basta. No, ma lo vedremo in questi giorni. Gli fanno il TSO, certo, come a Ferraro. Lo vedremo in questi giorni, perché c'è un capo d'accusa su Equitalia per azioni usuraie. Lo vedremo in questi giorni, questi magistrati da che parte stanno, perché se anche questa volta verranno assolti, allora c'è qualcosa che non torna. Non che ne abbiamo bisogno di conferma. Ora io dico, perché tu, Grillo, non ti fai una bella telefonata con la dottoressa Randaccio e ti fai spiegare che il TAR del Lazio ha dichiarato che c'è stata fatta una truffa a tanti funzionari del Lazio e che Equitalia è anticostituzionale? Perché non l'hai presa come battaglia e tutti i giorni hai battuto su questo? Non vuoi parlare di sovranità monetaria, ma già con Equitalia avresti avuto una marea di consensi. Perché non ne parli tutti i giorni? Perché due o tre senatori o deputati non vanno a parlare con Orsini, con Antequitalia Sarda, con la dottoressa Randaccio? Ma no, un appuntamento 5 minuti in un bar e poi tornate a parlare della legge sull'omofobia. No, tutti i giorni. Questo significa coerenza, impegno e costanza. Coerenza, impegno e costanza, non democrazia diretta. Coerenza, impegno e costanza. Quando io parlo di Grillo, non è che sparo a zero, ci sono delle argomentazioni che vengono portate, qualche cretino mi dice, non avete capito che l'unica speranza è il Movimento 5 Stelle, ma andate a quel paese, il Movimento 5 Stelle, se effettivamente affronta gli argomenti chiave, ma se no, è pericoloso, e io lo ripeto, è pericoloso se non cambia direzione, se non decide quali sono le vere priorità. E le vere priorità sono quelle che abbiamo detto, alcune sono contenute appunto, ma non perché l'ho fatto io, le persone intelligenti, brillanti, preparate sono loro, Galloni, Ioppolo, che ci credeva in questa cosa, aveva parlato anche con Sibilia, la cosa è finita là. Sibilia una volta ha fatto la sparata in Parlamento, poi si è scordato perché pensa che una volta sia sufficiente, non ogni giorno, ogni momento, ogni istante, però ripeto, la via di avvicinamento è contenuta là, ma lo sanno anche tanti altri esperti, e inoltre in questa fase aiutare le aziende contro l'Equitalia e contro l'usura bancaria, salviamo il salvabile, insomma. Questa cosa deve passare ai grillini e a chi segue i grillini. Se io ho la certezza di avere un cancro, ci penso tutti i giorni alla malattia. Allora, o si capisce che questo è un cancro, o significa che non si è capito un cazzo, perché il livello della comprensione si capisce solo se l'idea diventa azione, se l'idea non diventa azione significa che non si è compresa. Io ho finito. Allora, se non vogliono occuparsene loro, finanzino chi se ne occupa, si rivolgono a noi sappiamo chi si occupa di questa cosa. Quindi cominciano per esempio a finanziare Altieri da un certo punto di vista, cosa che gli avevano anche promesso. Poi magari ci sarebbe anche qualcun altro da finanziare, però questo è un argomento scomodo e forse in questa fase lasciamo stare, sto parlando di geoingegneria e di altro. Allora, no, non vogliono portare avanti, finanzino chi si occupa di queste cose, da Altieri che si occupa di qualcosa di importantissimo che sono gli OGM e la gente non immagina i danni prodotti, le malattie, cancro e tutto il resto.
stiamo parlando anche di biologico, il biologico non è escluso, eh? Il biologico non è escluso, nei negozi, altrove, pubblicità ti fanno credere chissà che cosa, ma siamo fuori dal mondo. E inoltre finanzi qualcuno che difende le aziende, da Equitalia contro l'usura bancaria, bastano non grandi suggerimenti, capisci, per ottenere grandi risultati. Quindi Grillo comincia, o lo fa direttamente, ma ci dà le prove di quello che fa, perché io pretendo le prove, delle parole me ne frega niente. Oppure, attraverso noi magari, che ci rendiamo disponibili, creiamo noi, ci mettiamo in contatto, tanto li conosciamo tutti, Giuseppe, più o meno, chi si occupa di usura, chi si occupa di lottare contro l'Equitalia, cominciano a finanziare, per loro cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia? Grillo si è preso un sacco di soldi da questi deputati e senatori, che poi bisogna venire a vedere questi soldi dove sono finiti, come vengono erogati, se vengono erogati, in quali circostanze. Io non so niente di questo, tu ne sai qualcosa? No, ma voglio dire, so che hanno restituito un assegno, che tu, per esempio giù in Sicilia l'hanno messo in un fondo per finanziare le imprese, eccetera, eccetera. Però poi... ma dopo che sti fondi come funzionano? Ma intanto a chi vengono dati, in che modo, quali sono i requisiti, non sappiamo niente, appunto, quindi vogliamo fare qualcosa. Da una parte abbiamo tutta una serie di proposte che hanno state fatte anche da Galloni e Ioppolo, di avvicinamento alla sovranità, dall'altra parte difendiamo almeno ancora il salvabile contro Equitalia e contro l'usura bancaria, queste sono misure immediate. Inoltre diffondiamo attraverso il professor Altieri, a cui avevano anche promesso dei finanziamenti, cominciamo a divulgare esattamente che cos'è questa, che cosa sono questi EGM, che cosa portano, quali sono le conseguenze. E non voglio aggiungere la geoingegneria, perché mi scatenerei un putiferio dalla Madonna e quindi farei più male alla causa che non bene in questa situazione. Guarda, se Grillo comincia a fare queste cose avrà la nostra approvazione, se no vada a quel paese e da subito, e in fretta e velocemente, allora, si tolga dalle balle, insomma. Voglio chiudere con una frase che ha detto Putin, no, sempre per far capire a qualcuno il quadro del protocollo che sta a monte, capito? Perché se uno non, ripeto per l'ennesima volta, se non conosce il protocollo che sta a monte di tutta questa cosa in cui Grillo ci sta marciando, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, me la prendo anch'io. In cui Grillo ci sta a marcia, se uno non capisce il quadro del protocollo a monte, no, non se ne esce, non se ne cava il ragno dal buco. Putin a un giornalista, perché in Russia devi sapere che è stata fatta una legge esattamente opposta a quella che si vuole fare in Italia. Qui si vuole fare la protezione degli omosessuali, che io fossi omosessuale mi incazzerei come una belva, perché tu mi devi dare un diritto, non mi devi fare la legge per proteggere gli animali. Agli animali puoi fare la legge per proteggere gli animali, non l'omosessuale. Io fossi omosessuale mi incazzerei come una belva, però anche loro ci sono cascati e vengono manipolati in questo modo. Certo. In Russia stanno facendo una legge esattamente opposta, cioè stanno facendo una legge in cui gay, lesbiche, eccetera, eccetera, volete fare questo, siete liberi di farlo, ma a casa vostra, dentro casa vostra fate quello che vi pare. Non dovete propagandare all'esterno il vostro sentire sessuale, che non ce ne frega un cazzo alla gente, non gliene deve fregare un giornalista gli ha detto ma non crede di essere poco democratico, e questo sai che cosa gli ha risposto Putin gli ha risposto così: volete fare la fine dell'Europa che sta morendo e che sta a nascita zero? Non sono parole mie, parole di Putin. Allora hai capito? Quando si portano avanti delle leggi bisogna capire che non c'è questione di rispetto, il quale c'è ed è totale per tutte le persone, lo ribadiamo. C'è dietro un protocollo ben preciso. Guarda, poi chiudiamo perché l'abbiamo fatta veramente lunga stamattina, ma ho letto anche un'intervista o un articolo di Veronesi, il quale dice, è inutile sostanzialmente, lo riassumo, è inutile che stiamo a discutere, tanto il futuro è degli omosessuali e dei bisessuali. Poi mi ricordo la dichiarazione del ministro per l'integrazione, il cui cognome non me lo ricordo mai, è difficile, non mi interessa nemmeno,
che dice ormai i due sessi sono superati. Sono superati. E lei prevede almeno 4-5 sessi. Capito? Sono superati, c'è la natura, tutto sommato, è rimasta indietro, non è modernista, non si adegua ai tempi. Come fa? È arrivata lei con la sua intelligenza, il suo modernismo, a dire che bisogna adeguare anche i sessi. E in Germania, mi pare, abbiano approvato una legge, forse entrerà in vigore nel 2014, in cui quando nasce un bambino, tu puoi mettere se maschio, maschio, se femmina, femmina, oppure sesso indeterminato. Indeterminato. Già. Ma questa non è follia. No, ma questi sono i protocolli alla lettera. Questi i protocolli sono alla bravo, lettera. Bravo. Questo fa parte, è una sottobranca del darwinismo sociale, che io oso definire darwinismo sessuale. Cioè, più io ti tolgo identità, più ti lascio indefinito, più ti lascio etereo, più ti lascio vuoto, più ti lascio senza identificazione e identità, più io ti posso riempire della mia merda. Allora, o si capisce questo, o se no, non c'è via d'uscita. Io direi di chiudere, perché siamo oltre un'ora, e beato chi regge tutte le nostre le nostre idee, insomma. No, guarda, lo dico già, se trovo, io non intervengo sui commenti, non mi piace, non, no. Ma se trovo qualche imbecille di grillino, imbecille, non grillino e basta, qualche imbecille grillino che dice insomma non avete capito eccetera, stavolta lo mando veramente a quel paese. Aspetta. Perché vuol dire che non si apre la mente, che non gli viene il dubbio, che ha la testa, il cervello blindato completamente, se bisogna qualche modo commentare, ma che portasse un'argomentazione, non semplici Guarda. Accuse e offese, perché questo fa il sistema, sono diventati peggio del sistema, perché lanciano accuse personali, ti diffamano, ti offendono, senza portare uno straccio di prova di quello che dicono. Ed è vergognoso che persone che si mettono là a pontificare di cambiamenti poi usano dei metodi che sono vecchissimi, e dietro questi metodi c'è una sola roba: non hai argomentazione, hai la testa blindata, non hai capito un cazzo, questa è la morale. Quindi se li trovo stavolta non sto zitto, insomma, ecco, tanto per essere chiaro. Mi hai provocato una battuta per chiudere. Ma questa battuta non è mia, è di Grillo. Allora, Grillo, quando contestava che i calciatori si compravano il Ferrari e andavano in centro, diceva, queste macchine li può comprare o un imbecille o un calciatore. A volte coincide, la battuta era questa, no? E diceva, no? Ecco, io direi questo. Chi non ha capito quello che abbiamo detto oggi, o è un grillino o è un imbecille. A volte coincide. Oh! Ciao! Buona sovranità! Anche a te!